ritiene di essere particolarmente coraggioso? No, mi sembra assolutamente una donna. Già respirano le bianche vele. Nato a Catania, ma trasferito 8 anni a Palermo, i genitori gli danno il nome di Libero, in ricordo del sacrificio di Giacomo Matteotti. Libero Grassi è stato un imprenditore italiano ucciso da Cosa Nostra dopo essersi opposto a una richiesta di pizzo, divenendo così simbolo della lotta alla criminalità. Libero Grassi è anche tra i primi a sperimentare un impianto di energia solare, ma il progetto non trova finanziatori. In questo momento di difficoltà viene preso di mira da Cosa Nostra. Riceve strane telefonate da un fantomatico zio Stefano che chiede all'imprenditore del denaro. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava. Il buon amico. Il buon amico mi offriva questo, la protezione, tu a fare migliore danno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. Chiamava sempre un uomo che si qualificava come zio Stefano e diceva che aveva necessità di denaro e ci chiedeva 5 milioni. Per il suo mare chi la può mai fermare? Libero Grassi ha il coraggio di opporsi alle richieste di racket della mafia e di uscire allo scoperto, con grande esposizione mediatica. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Libero Grassi? Sì. Il 29 agosto del 1991, alle 7:30 di mattina, venne ucciso a Palermo con 4 colpi di pistola mentre si recava a piedi a lavoro. Una grande folla prende parte al suo funerale, tra cui l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Estorti e riciclati, denunciava qualche mese prima di essere assassinato Libero Grassi, ma sono state sottovalutate le denunce di Grassi? Probabilmente non si è tenuto sufficientemente conto che, a prescindere da quale che fosse l'idea di Grassi sulla opportunità o meno di essere scortato, Cosa Nostra ben difficilmente avrebbe trascurato di dare una lezione a chi metteva in forza tutto il sistema del racket mafioso.